Continuously circle crash face forward again and again. I can see the sun. I cannot see a barrier. Though I inspect its surface. All else is dark. That way is light. The faintest leak of air tells me that way is home. So I flail and beat against that which I cannot see. Circle and crash face forward again and again. I can see the sun. I cannot see a barrier, though I inspect its surface. Eccoci al termine del match tra Espanyol Atina e Real Madrid. Autoscotto, vittoria dell'Espanyol col punteggio di 10-6. Siamo qui con uno dei protagonisti del match, il portiere dell'Espanyol, Valentino Caputo. Caputo, allora un esordio convincente da parte della vostra squadra, una bella vittoria contro comunque una squadra che sulla carta era considerata una big di questa liga. Chiedo un commento su questo esordio. Diciamo che io alcuni personaggi della mia squadra non li conoscevo calcisticamente, devo dire che fanno la differenza tecnicamente. Infatti la partita penso che l'abbiamo dominata fino alla fine, poi sul punteggio un po' largo ci poteva stare, ma neanche troppo assai, un calo, però voglio dire l'importante è portare i primi tre punti e iniziare bene il torneo. L'anno scorso ti sei dimostrato uno dei portieri migliori del torneo, quest'anno hai iniziato con un'ottima prestazione, soddisfatto di stasera? Ma diciamo qualche gol si poteva evitare, però tutto sommato errori grossi non li ricordo, quindi una sufficienza piena, dai. Ultima cosa te la chiedo un po' sul nuovo manto erboso, stiamo chiedendo un po' a tutti quali sono le tue impressioni su questo nuovo terreno di gioco. No, il campo devo dire che mantiene bene, è soffice anche per i portieri che di solito quando vanno a terra possono essere oggetti di escorazioni, però devo dire che mantiene molto bene quel momento. Ok, ringraziamo Valentino, siamo qui al prossimo match. Ciao.
Siamo con Alessio Russo di Real Madrid Autoscout a termine del match perso con l'Espagnol. Allora Alessio, un esordio negativo dal punto di vista del punteggio, una prestazione sottotono da parte della vostra squadra. Eravate sotto sul 10-3, poi nella seconda parte del secondo tempo avete recuperato un po' il gap, però diciamo la prestazione non è stata delle migliori. No, come mai è andata così questo esordio? Sicuramente siamo tutti nuovi e dobbiamo ancora organizzarci bene. Abbiamo fatto un buon primo tempo, però si può fare meglio e sperando che queste prossime partite ce la giocheremo al massimo. Secondo te è una questione di amalgama di squadre, dovete giocare di più insieme, cosa è mancato stasera? Sì, io penso proprio questo, non ci conoscevamo nessuno di noi, la prima partita che facciamo insieme, mai abbiamo giocato insieme, sperando che andremo sicuramente meglio, ci sono buoni presupposti. Ultima cosa te la chiedo a te, l'anno scorso sei stato uno dei protagonisti con Dacia, ti sei dimostrato uno dei migliori giocatori del torneo. Questa sera come giudichi la tua prova e qual è il tuo obiettivo personale di questo torneo? Il mio obiettivo personale di questo torneo è vincere con la mia squadra. A me non interessa il capocannoniere, il miglior giocatore, a me interessa vincere con la mia squadra. Perché noi siamo un gruppo e i giocatori singoli a me non piacciono tanto. Ultima cosa, ci ricordiamo che l'anno scorso facevi saluti a fine gara, se stasera vuoi fare un saluto particolare a qualcuno? Alla signora Rosara, la mamma di Daniele. Che squadra siete? L'Inter. L'Inter. Un bacio a tua mamma, Daniele. Ciao, grazie.